Buongiorno e benvenuti in una nuova avventura. Direzione colazione aspettando Charlize Theron che sta arrivando. La mia cara biciclettina ha da poco compiuto i suoi primi 500 km, quindi vorrei raccontarvi cosa mi piace e cosa... Una delle prime cose, quando si usano assistenze un attimino più alte, è questa. Come avete visto, il motore per quel mezzo secondo continua a spingere, guardate di nuovo. Questo è utile per oltrepassare un ostacolo in salita, niente da ridire. Il problema è cambiare marcia in salita, perché si deve interrompere l'assistenza, quindi lasciare salire la bici, interrompere, scendere di una marcia, riprendere a pedalare. Insomma, passa una mezz'oretta nel frattempo che questo avviene. Naturalmente, per preservare la catena della propria bici e non vederla saltare come uno space shuttle, è opportuno cambiare senza sforzare, senza applicare sforzo sui pedali, men che meno assistenza del motore. Altra cosettina che non è andata: l'altro giorno la ruota anteriore si era un pochino sgonfiata dopo averla fatta tubeless. Sono andato con la pompettina, quella da zaino, non quella grande, pompettina da zaino. Ho gonfiato, prima gonfiata, fuori l'aria da un raggio. Non so se sia un difetto di fabbrica o un qualcosa che non va. Comunque, pompatina e mi perdeva aria da un raggio. Quindi, per ovviare al problema, ho dovuto far girare un attimino il liquido e in più gonfiarla a 3 bar. E tutti sappiamo cosa vuol dire avere la ruota anteriore gonfiata a 3 bar. Altro punto non proprio a favore di questa bici sono proprio le gomme. Allora, la bici è lunghetta rispetto alla mia fronte, quindi già le curve, il posteriore fa fatica a seguire l'anteriore, ma queste gomme, le Schwalbe Nobinic in mescola azzurra, con la 2.2 della Maxxis, la Forecaster, mi trovavo meglio rispetto a questa. Come vi ho detto, la bici è abbastanza lunga, quindi il posteriore fa fatica a seguire l'anteriore. Con una gomma così, con questa mescola un pochino dura secondo me, invece di curvare, quando si fa la curva così, l'anteriore si gira e scivola, ha questa tendenza, invece di fare così, a chiudersi lo sterzo e a scivolare. Naturalmente parliamo di una bici che pesa 22 kg e qualcosina, paragonata al mio frontino che ne pesa 10, però era più agile, specialmente nei cambi di direzione. Questa qui è pesante, veramente pesante, da mettere giù, rialzare e spostare dall'altra parte. E comunque la ruota, specialmente l'anteriore in discesa, deve tenere un carico molto maggiore, specialmente in curva, quindi tende a scivolare. Forcella, mi piace? Sì. Sono riuscito a metterla a posto come vorrei? Nì. Questo è quanto sono riuscito a farla chiudere con l'assetto attuale, quindi direi che si è chiusa bene, sono messo bene, però a volte non la sento come vorrei, specialmente perché le gomme, come vi ho detto, sono a 3 bar, quindi è difficile mettere a posto una forcella con una gomma che rimbalza così tanto. Mentre aspetto il buon Giugiu Charlize Theron, che ancora non si è visto in questo video per ovvi motivi, vi parlo delle cose che mi sono subito piaciute. L'ammortizzatore posteriore. Ho trovato subito un ottimo feeling con questo. Con questo ammortizzatore mi sostiene, lo sento bello morbido, mi piace come lavora, mi piace tantissimo. Poi il cambio, che è l'XT, e anche i freni XT. Prima di continuare il discorso freni, vorrei farvi notare che in questa casupola qui ci sono 3 leoni, non 3 maremmani. Vai avanti tu che sei più grassoccio. Almeno se andanno a mangiare, non mangiano anch'io, no? Non ti hanno niente. Sono 5 cagnolini. Porca madonna. Facci che dai. Tranquillos, tranquillos amigos. E nu sei.
da via Natto e Ca. Comunque, dicevamo i freni. Mentre sulla front ho i Deor, che sono chiamati a fermare 10-11 kg di bicicletta e lo fanno in modo brusco e istantaneo, gli XT sono davvero molto molto modulari. Piace, non piace, è un gusto soggettivo. Io ormai mi sto abituando a entrambi, però al momento preferisco gli XT. Il potere frenante è sostanzialmente simile. I Dior con disco da 180 avanti e 160 dietro sono chiamati a fermare una bici che pesa molto meno, mentre qui gli XT con disco da 203, 4 pistoncini avanti, 2 dietro, sempre disco da 203 anche dietro, devono fermare una bestia da 22 kg lanciata in discesa. La riduzione di velocità in entrambi i casi è davvero molto simile. Cambia la gestione della frenata. Cioè, se con questa ti vuoi portare un pochino di freno anteriore in curva, lo puoi fare perché è molto modulare. Con i Dior ci devi stare molto più attento. Dai, che il pezzo brutto è finito. Altra cosa che mi piace tantissimo, come potete vedere, è la batteria. 32 km, 660 di dislivello, mezza tacca consumata su 5 disponibili. Cuccia! Camina! Cacciatori, salute. Come siamo? Le baramme abbattute. Andiamo.
problemi alla GoPro, mi hanno costretto a una piccola sosta. Ora andrò a vedere che cosa fa giù. Possibilmente senza raschiarmi le mani. Vai, 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 puoi andare. Allora, muovi quieto quieto, caro mio. Ricacca, cari, se non sai. Sto pezzo qua, sta curva qua, sta discesa. Se riesci va su qua a destra. Bravo. Vai che siamo quasi all'ultimo pezzo giunti. Per sotto, per sotto. Una pietra andava via, riuscito a pigli. Bene bene, alla fine questi 70 km con 1200 di dislivello li abbiamo portati a casa. Una giornata che devo dire mi ha dato tante soddisfazioni. Sono contento anche di aver parlato e spiegato la mia bici. E quindi niente, ci vediamo alla prossima avventura.